Salve a tutti, salve a tutti. Sempre il buon Lorenzo Giovannetti. Oggi parliamo di Cardu 12, un whisky da supermercato intorno ai 29? Sì, è 39 euro, dai. 27, 31, poi l'offerta, sì, non sì. L'offerta, insomma, quello più o meno sui 29 euro. E è stato presente alla cena di Romeo. Yes. Abbinato ad un orzotto cacio pepe e limone, con a sorpresa nascosto sotto questo orzotto un riccio di mare, un abbinamento che a me Ti è piaciuto? Sì, beh, questo ovviamente è stato probabilmente per contrasto. Sì, perché lui è abbastanza morbido, molto bevibile. Sì, 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 sì. Tanto che degli 8 abbinamenti, degli 8 whisky, è stato quello che quasi abbiamo finito la bottiglia. Degli altri è avanzato un po' di whisky, di questo per tenere un po' di sempre per fare questa degustazione abbiamo rischiato che finisse, e in realtà probabilmente questo è il whisky più economico che abbiamo avuto nelle due cene. Però insomma sulla Cardu c'è da dire delle cose interessanti e ora ne parliamo, perché in realtà nasce nel 1824, sono John ed Ellen Cumming che fondano questa distilleria. La coppia era una coppia di agricoltori e distillava whisky illegalmente già da decine d'anni. Il nome non era Cardu, ma era Cardov, e nel 1839 muore insomma il fondatore della distilleria. Subentra il figlio, che poi muore nel 1972, e in quel momento lì subentra invece la moglie di Lewis, una delle prime donne, se non lui. Sì, in realtà è stata poi definita la regina del whisky, Elizabeth Cumming, perché in realtà riuscì a comprare il terreno adiacente alla distilleria, la rimodernizzò, cominciò a produrre una quantità di whisky importante, fino a 270.000 litri l'anno, per cui per anche ai tempi, insomma, fine XIX secolo, insomma, erano numeri. Ma la cosa più carina è che quando ricostruì la distilleria nuova e si disfece dei vecchi alambicchi che aveva la Cardu, i vecchi alambicchi vennero comprati da William Grant, che stava fondando la Glenfiddich a Dufftown. In Scozia non si butta niente, no, dalle botti agli alambicchi, tutto si utilizza. Tutto si utilizza. Nel 1000, diciamo, per molti anni è stato poi l'ingrediente base da Johnny Walker. Fino a che invece, dal momento in cui è subentrata la Diageo, diciamo che la produzione si è spostata molto sul single malt, e lasciano sì una quantità, ma molto poca per il blend. Ma una cosa interessante della Cardu, c'è da dire che ha un processo di distillazione molto molto lento. Infatti secondo me è anche un pochino in contrasto con il fatto che sia un whisky da supermercato, perché il processo della Cardu in realtà è complicato ed è fatto per affinare bene la. Sì, perché come utilizzo ultimo un whisky importante. No, difatti risulta molto bevibile anche per questo. Sì, infatti l'hanno è bevuto. È stato il whisky più bevuto e più richiesto tra tutti quanti. Probabilmente più bevibile anche nel senso della bevuta più facile. Però questo secondo me non è un difetto, insomma, essere apprezzato. Ogni whisky ha il suo momento della giornata, sì, anche l'umore, tutto sommato, secondo quello, insomma, come ti senti. Per noi che siamo da Castrento, non c'è il filter, questa è una bevuta un po' morbida. Infatti adesso andiamo all'analisi termolettica. E andiamo. Allora, siamo nello Speyside, sì. 40 gradi, vediamo se li hanno saputi tenere. Decisamente allora, lo trovo morbidissimo, dolce. Invece io sento un po' più, non so se gli agrumi, un po' di agrumi escono fuori un po'. Ma guarda, tutta acerba. Sì, però io sento del miele, floreale, sì. Tanto del pane anche, mi sembra. Mi ricorda i Franciacorta, almeno forse sì. Sono le quarto d'ora di sì.
Arnaldo, no, non ci abbiamo non il riesco tempo. Molto andiamo all'assaggio. Agitandolo esce un po' l'alcol, eh? Andiamo all'assaggio. Anche per questo c'è chi dice che non va agitato il whisky. Molto lineare, sì, molto... Già, c'è molta corrispondenza, però l'ho fatto il gusto. Si sente leggermente l'alcol un po' ora sulle zampe, sì, vabbè, su, ma niente, sulla gola. Rimane questo sentore di caramella, mu, vaniglia. Io rimango sullo speziato. Ma sì, un po' di pepe, cioè, sì, sì, anche quello, non... Agrume, boh. Sì, sì. Riprovo. E mo questa idea di pane che mi hai dato la sento in bocca. Sì, mi ha ricordato proprio... quasi farina, quasi sì. Proprio... Sì. Aggiungiamo un paio di gocce d'acqua, vediamo che succede qualcosa. In questo caso, aggiungendo due gocce d'acqua, scendiamo sotto i 40 gradi, quindi sì, diventa, non sarebbe diventa, più whisky. Diventa molto... Per disciplinare dovrebbe essere almeno 40 gradi. Però su un 40 gradi in realtà non andrebbe fatta questa cosa apposta, perché... Però... Esce un po' d'alcol. Beh, mi sembra leggermente più spigoloso rispetto a prima. Sì, soprattutto l'alcol. Anche un po' medicinale. Sì, diciamo che ha perso un po' i toni dolci. Non sento più l'agrume, non sento più... Assaggiamo? Vai. No, il gusto è rimasto abbastanza, c'è ancora questa sensazione di... Sì, sì, il gusto, nel pane. Gusto, sì. Io quello che sento... Un po' speziato. Sì. Però quello che mi ha colpito è stata... Si è accentuato il sentore, la sensazione di vaniglia che avevo prima. Mm-hmm. Sì, di caramella mumi. Sì, non la sento più. Proprio. Vabbè, questo è bello, che ognuno no, sente quello che sente. Sì. Ora ancora di più questa sensazione di farina, di pane. Ma guarda, farina forse sì, sì, adesso che me lo dici, farina. Ma non solo farina, sai il pane quando togli la farina perché sì, ce n'è sì, troppa? Sì. Ecco quello, quel misto farina-pane. Sì. È abbastanza semplice, per iniziare potrebbe essere un whisky... Sì, diciamo che comunque... Buono, perché comunque c'è da scoprire all'olfatto, sì, c'è sì, da scoprire sì, al gusto... Non è aggressivo in nessuna delle sue fasi, né la dovuta, né la degustazione. Ma dico che comunque è un... Fino a 9 euro spesi bene. Sì, è un whisky, nel senso whisky d'aperitivo, no? Per cominciare magari, no? Per cominciare la serata, non so. O anche se state con degli amici e volete fare assaggiare più cose, magari si comincia con un caro 12 anni per far avvicinare. Sempre 12 anni di invecchiamento, quindi sì, insomma... Sì. Va bene. Perfetto. Anche per questa volta è tutto. Bevete poco, bevete bene. Seguiteci sugli eventi dell'Inverno del Vizio. Lorenzo. Ciao. Alla prossima. Ciao. Gunslinger, Deathbringer, in your black veil.